Dall'Itis di Imperia all'Istituto Colombo di Sanremo, Germano, Riccardo e Andrea, un'altra squadra vincente, perché insomma Germano, secondo posto, ma qui non è una gara, era sì un concorso, ma vuol dire che avete lavorato molto bene, che anche il vostro progetto sicuramente merita di essere guardato con interesse, magari per un'applicazione futura. Che cosa avete portato? Abbiamo portato un prototipo che utilizza una piattaforma che abbiamo sviluppato, che serve soprattutto per raccogliere in maniera efficace i dati che questi prototipi acquisiscono. Quindi tramite la nostra piattaforma è possibile ricevere delle mail sui dati acquisiti e tramite delle personalizzazioni che ogni utente che si registra alla nostra piattaforma può scegliere, e quindi ricevere dei dati in base alle personalizzazioni. E quindi insomma un sistema sicuramente anche malleabile, ma un lavoro non è soltanto tecnico, non è assemblare viti e bulloni, ma voglio dire inventarsi anche un programma, no? Esatto, c'è stata dietro un'idea, ci siamo organizzati a scuola, ci siamo incontrati e abbiamo tirato giù un programma decidendo tutte le funzionalità che avrebbe avuto il nostro prototipo. Abbiamo puntato molto sul fattore social, perché al giorno d'oggi chiunque ha un social, però comunque è stato anche introdotto, esempio, l'invio di una mail o l'invio di un messaggio, perché essendo che deve essere per la popolazione vogliamo dare molta informazione, e comunque ci potrebbe essere anche l'appoggio da parte di un ente come la Protezione Civile, che può monitorare in live tutti i dati e mandare l'allerta direttamente lui. E quindi insomma Andrea, sperate in un impiego pratico, chissà, perché no? Quanto tempo avete impiegato per arrivare a questo risultato? Abbiamo iniziato a lavorare più o meno da febbraio, ci abbiamo fatto qualche pomeriggio dopo la scuola o qualche ora buca nella mattina che avevamo, ci siamo messi con il nostro coordinatore, il nostro insegnante, lavorando parecchio, sviluppando parecchie idee fino ad arrivare alla fine a realizzare tutto. Quindi anche un impegno nei ritagli di tempo, il che vuol dire oltre lo studio curricolare normale. Complimenti all'ufficio. Grazie, grazie mille. Vorremmo ringraziare il professore che ci ha dato questa opportunità. Diciamolo, chi è il prof? Marco Caruso. Marco Caruso, che è qui in disparte, ha mandato avanti i giovani, i suoi ragazzi. Beh, ma è un merito anche questo, no? Ci ha supportato molto, ci ha aiutato e ci ha messo anche del suo, e ci teniamo tutto il gruppo a ringraziarlo. Grazie mille. Grazie Marco. Grazie Marco.